Buonasera, facciamo un po' il punto della situazione dell'infezione da coronavirus nel territorio dell'ASL Toscana Sud-Est. Rispetto all'ultimo punto che abbiamo fatto venerdì scorso, la situazione della Toscana Sud-Est è una situazione un po' diversa rispetto a quella delle altre zone della Toscana. In questo momento abbiamo circa 460-470 persone che hanno una diagnosi positiva per coronavirus. La gran parte di queste persone, confermo, sta al proprio domicilio con una sintomatologia respiratoria modesta, soltanto una piccola parte è ricoverato nei nostri ospedali. È una situazione che registra comunque un incremento del numero dei casi. L'ultima volta che abbiamo affrontato questo argomento, il numero dei pazienti seguiti come positivi per corona erano 320, adesso, dopo 3 giorni, sono 461. Quindi l'incremento del numero dei casi c'è stato, un incremento comunque discreto, non particolarmente significativo, e la Toscana Sud-Est si conferma come il territorio che ha un numero di casi inferiori rispetto a quelli delle altre zone della Toscana. Per dare un parametro di riferimento, la Toscana Nord-Ovest ha circa 1.000 pazienti con diagnosi positiva per corona, mentre invece sulla Toscana Centro siamo sulle 800 persone. Quindi la Toscana Sud-Est ha un numero di positivi minore rispetto a quello delle altre zone della Toscana. Positivi che comunque si registrano in aumento, aumento discreto, contenuto, ma in aumento. I positivi che abbiamo detto essere circa 460-470 persone, poi per gran parte sono seguiti a domicilio. Circa 360 persone in questo momento sono seguite a domicilio dal proprio medico di medicina generale. Sono pazienti che hanno sintomatologia modesta, sono pazienti che hanno sintomatologia respiratoria, tosse, febbre e che per questi motivi possono essere seguiti tranquillamente al domicilio dai medici di medicina generale dove vengono assistiti. Diverso è il caso per la popolazione invece che presenta sintomatologia respiratoria più importante. Questi pazienti devono essere seguiti in ospedale dove di solito vengono accompagnati dal 118. Vengono presi in carico in un percorso separato, che non ha punti di contatto con pazienti che hanno altre patologie, e questi pazienti di solito sono in questo momento in Sud-Est un numero anche questo in crescita, ma non particolarmente. L'ultima volta che abbiamo fatto il punto della situazione erano ricoverati circa una sessantina di persone, adesso sono ricoverate 90-100 persone. Di queste 100 persone, di solito si tratta di pazienti in buone condizioni, che stanno reagendo bene alla terapia, una piccola parte, circa il 20%, è ricoverato nelle nostre terapie intensive. Ricordo che nella Toscana Sud-Est, i punti in cui questi pazienti vengono trattati sono gli ospedali di Arezzo e di Grosseto, che sono gli unici due punti della rete ospedaliera della Sud-Est che raccoglie questi pazienti corona positivi. Gli altri ospedali della Toscana mantengono invece la loro attività contratta, ridotta, ma la mantengono e la destinano a pazienti che non hanno questo tipo di patologia. Ricorderete che abbiamo deciso come direzione quella di concentrare nel territorio della Sud-Est i pazienti in due grandi ospedali, che sono gli ospedali di Arezzo e di Grosseto. Questi pazienti vengono seguiti, dicevo, nelle terapie intensive che sono state allargate per aumentare la loro capacità ricettiva, tanto ad Arezzo quanto a Grosseto. Questo quando vi dico che ci sono due grandi poli, questi due poli hanno una grande capacità di ricezione. E questo è il motivo per cui questi ospedali,
da questi ospedali stiamo togliendo progressivamente tutte le attività, anche le attività elettive chirurgiche, in modo da renderli sempre più accoglienti e sempre più in grado di accettare, nel migliore dei modi, un numero di pazienti che ci aspettiamo, anche se tutti speriamo che ciò non avvenga, possa crescere nei prossimi giorni. I dati a nostra disposizione indicano che nei prossimi giorni potrà esserci un aumento del numero dei positivi che necessitino di ricovero. E quindi ecco per questo che stiamo rendendo questi ospedali sempre più performanti e sempre più ricettivi. L'assistenza ospedaliera è un punto forte di risposta. Stiamo aumentando il numero dei medici, abbiamo aumentato il numero degli infermieri, degli operatori sociosanitari, questo per rendere ancora di più potente la risposta. La risposta però non è solo ospedaliera, è anche territoriale. Quindi importante il ruolo dei medici di medicina generale che rappresentano per i pazienti paucisintomatici, quelli che hanno poca sintomatologia, il livello iniziale di risposta. Da qui confermo l'invito a non rivolgersi direttamente alle strutture ospedaliere, ma di rivolgersi al proprio medico di medicina generale utilizzando la via telefonica. Dicevo risposta territoriale che necessita spesso della diagnosi. Ed entro su un tema su cui abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimenti e molte richieste di domande, che sono l'organizzazione per i tamponi. Il tampone resta ad oggi, l'effettuazione del tampone resta ad oggi, secondo le acquisizioni della scienza medica, il principale strumento di diagnosi. Diagnosi che viene fatta su indicazione dei medici dell'igiene pubblica. Quindi tutti i pazienti che sono seguiti, tutte le persone che sono seguite dall'igiene pubblica, se asintomatiche, devono mantenere la loro condizione di isolamento a domicilio, mentre invece quelli che manifestano sintomi, raccordandosi con l'igiene pubblica, saranno invitati, come sono adesso, ad eseguire il tampone. A differenza però del metodo originariamente usato e da un'equipe infermieristica che andava a casa delle persone, in alcune città come Grosseto, Arezzo, Siena, Valdarno, Valtiberina e Chianciano per il momento. Vedremo poi se e come estendere il servizio. In questi posti, ripeto, Grosseto, Arezzo, Siena, Valdarno, Valtiberina e Chianciano, cominceranno da domani progressivamente, quindi da Grosseto abbiamo iniziato oggi, Arezzo domani, Siena mercoledì, Valdarno giovedì, in luoghi che saranno comunicati ai pazienti che devono effettuare il tampone, i pazienti potranno recarsi con la loro autovettura, quindi dal domicilio queste persone sono autorizzate a prendere la macchina, a recarsi nel posto dove saranno, seguiti per effettuare il tampone. Il termine che troverete nei giornali si parla di drive-through, è una tecnica che consiste nel fatto che il paziente resta alla guida del proprio autoveicolo, abbassa il finestrino, personale specializzato effettua il tampone, il paziente chiude il finestrino e ritorna a domicilio. Questo consente di effettuare un aumento, un incremento del numero dei tamponi e quindi aumentare il numero di persone che possono essere sottoposte a questo metodo di diagnosi. Non è una procedura diagnostica aperta a tutti, è una procedura diagnostica che ha una indicazione, come quando si va a fare gli esami di laboratorio. Non si fanno gli esami di laboratorio così per vedere, si fanno gli esami di laboratorio quando servono. Chi decide quando servono è il medico dell'igiene pubblica che ha in carico la persona. Abbiamo in questo momento in carico circa 3.000 persone nel territorio dell'azienda.
di questo gruppo, le persone che hanno sintomi dovranno rivolgersi all'igiene pubblica e potranno effettuare il tampone nelle sedi e nei modi che già vi ho detto. Non esiste, chiarisco, un limite assoluto. Abbiamo potenziato moltissimo gli ospedali di Arezzo e di Grosseto e i laboratori di Arezzo e di Grosseto, che lavorano H24 tutti i giorni della settimana, domenica inclusa, per garantire l'attività di analisi dei tamponi che vengono effettuati. L'unica condizione è che vi sia indicazione al tampone. Se non c'è indicazione al tampone, il tampone non si può fare a pagamento, il tampone non lo possono fare i soggetti che stanno bene giusto per vedere se hanno il virus nelle prime vie aeree, il tampone va fatto quando vi è l'indicazione. L'ultimo punto che tocco è quello dell'RSA. È una situazione complicata. Stiamo purtroppo registrando dei casi positivi anche negli ospiti residenti nell'RSA. Ed è per questo che ieri ho istituito una unità di crisi diretta dal direttore dei servizi sociali e coadiuvata dal direttore di zona distretto. Gli ospiti residenti nell'RSA costituiscono una popolazione fragile e quindi come tale vanno tutelati nel migliore dei modi. È un obiettivo prioritario dell'azienda. Spero di avervi fornito un quadro il più possibile sintetico ma chiaro della situazione della Sud-Est. Ci vediamo tra qualche giorno per completare il quadro. Vi chiedo di seguire attentamente le prescrizioni, di uscire solo se necessitati e di restare a casa per evitare la diffusione del contagio. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.